Prego, iniziamo l'apertura del container arrivato dall'America. Fuori uno. Fia l'osso, fia l'osso. Ecco qua. Allora, cominciamo. Mamma mia, questo qua pesa l'ira di Dio. Ma che bella. Mamma mia. Che meraviglia. Vai. Non sono macchina, sono cassa. Loghetto? Sì, sì. Oh. Mi pesa niente. Ah. Volevo un bancale. Vabbè, dopo mettiamo qua intanto. Quanto bella è sta cassa? È una roba fantastica. Porco Giuda! Dammi una mano Arzo, perché... Dai. Maria Santissima, se hai messo... No, no, lo poso mi. Guarda visto che bello. Sì, ma questo qua non è mio. Lo vai a importare quello là da Verona. Federico, qua c'è il tuo calcetto. Porto dentro? Sì, sì. E adesso metto questo qua sopra. Oh. Perfetto. Aspetta che... Boh, perfetto. Adesso basta toglierlo. Mettilo lì da qualche parte. Primo cabinato è andato, adesso tiriamo giù, se ce la facciamo questo. Boh, indietro. Che vado a tenerlo. Sì, sì, va pur giù che adesso arrivo un cammino. Vai pure giù, vai pure giù. Anche qua, vai via manetta, vai, 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 vai. Hola. Del Devizo è una roba fuori di testa. Sì, va in dritto perché non gliela porto. Dietro, dietro, giù, 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 giù. Questo però è con un gioco di improv rarissimo da trovare. Vai, vai indietro. Ci sono i pulsantini a forma di diamante che erano la caratteristica proprio storica di Parkland. Dietro. Vai, 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 giù. Giù, giù, giù. Vai indietro. Giù. 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 Aiuto.
manca anche la skin. Ah sì. Avanti, là, vai là. E vai giù a mano. Tanta storia su questo mobile. Quando negli anni 80 andava di moda l'hamburger, gli americani dissero: bene, facciamo un gioco che parla di hamburger. E uscì Hamburger Time. E fecero un mobile veramente bello. Tutto disegnato, niente adesivi, quindi il valore aumenta se si trova l'adesivo, scusatemi, il colore originale, perché se si trova l'adesivo vale 1000 volte in meno. Questo gioco è stato fra i primi ad usare la grafica 3D e non mi ricordo più come si chiama. Giù. Ha un nome che adesso sono un po' stanchetto e non ce la faccio. Arrivo. E carichiamo anche questo pezzo di storia importato per tutti i clienti. Ecco un Girus. Un Girus che ha perso un po' di colore ai lati. Madonna. Un bel Tempest, un Asteroids e un Asteroids Cocktail. Cioè, qua siamo agli antipodi dei videogiochi. Questo è quello del film della Disney dell'82, Tron. Allora, questo Jungle Hunt è la cosa, una delle cose più rare da trovare, perché la Columbia, adesso non mi ricordo di chi erano i diritti di Tarzan, portò a processo la Taito per avergli dato il nome Jungle King, perché esisteva già Tarzan, e quindi dovettero distruggere tutti quanti i cabinati con scritto Jungle King. Giù. Questo è proprio tenuto bene, bello. Con le impronte sopra. Forgotten words. Qua ragazzi c'è la storia dei videogiochi qua, Forgotten Wars, prima scheda CPS1 della nostra amata Capcom, ci ha sfornato un gioco con joystick e rotatore a 360 gradi.
una cosa meravigliosa. Vero Twiki? Adesso mettiamo a giocare Twiki. Paperboy era il gioco dove, come ragazzo del giornale con la bicicletta, dovevi consegnare tutti i giornali alle case e indovinare la cassetta delle poste. Se glielo buttavi invece nel giardino o in altri punti, ti davano meno punti. E poi c'era il cane che ti correva dietro, eccetera, eccetera. Ragazzi, qua c'è Nibbler. Ditemi chi di voi si ricorda Nibbler. Se non sapete Nibbler, vi dico Snake. E ho detto tutto. E qua ha ascoltato me, il mio cliente, e si è andato a ritirare un bellissimo Ghost Goblin e io gliel'ho importato. Guardate che meraviglia, l'unica roba che gli manca, come a tutti, non ce n'è uno che non gli manca questo pezzettino qua. Purtroppo è una cosa che succede a tutti quanti i Ghost Goblin. Questo ragazzo se l'è cercato in America, poi mi ha contattato e io gliel'ho importato. Vai pure. Questo per un altro cliente dell'Abruzzo che ha preso questo stand messo veramente bene, Burger Time, tutto originale, anche il control panel originale è una cosa veramente importante perché ci mettono sempre gli adesivi. E poi l'amico gli faceva questi cadici che erano la fine del mondo. Stupendo. Questo qui, ragazzi, è il laser game della Sega. Galaxy Ranger, trovato e importato, messo veramente in condizioni molto buone. Perché questi li distruggevano tutti. Li prendevano e distruggevano uno dopo l'altro. Vai, Andrio. Vai, vai. Giù. Giù, giù. Perché avevano i laser disc che smettevano di andare giù e quindi erano diventati inutilizzabili. Invece oggi, con le varie tecnologie, si riesce sempre a farlo ripartire. Questo è tutto originale, non gli manca un pezzo, però per preservare la sua originalità andrà modificato il suo interno. Questo è Ladybug. Uno dei giochi che volevano copiare Pac-Man, solo che qui il personaggio principale era una coccinella. Vai, vai, vai. Una coccinella doveva mangiare tutti quanti i puntini all'interno di un labirinto e c'erano degli scarabei che volevano ucciderla, perché l'Universal faceva di quei lavori da capogiro. Sì, questo qua 1979. Space Invaders. Il gioco più famoso di attacchi da parte degli alieni. Tenuto veramente bene, questo è veramente. Capita poche volte vederlo bene, bello così. Va un po' indietro che così lo prendo. Questo è sempre stato importato per un cliente che se l'è cercato e se l'è voluto. Land, aspetta che ti do una mano perché questo vale l'ira di Dio. Mamma che bene che è tenuto, ragazzi. Ok, questo è una cosa che in Italia è stata vista pochissimo. No, queste sono sue, originali, ma sono stupende, va che roba. Sì, perché vedi che sei tutti. Sì, perché l'abbiamo fatto ieri. L'hanno tenuto da Dio. Mamma mia, vale contro il panel. Giù. Vieni a fare una ripresa del. Per piacere, del. Il contro il panel che ha questo gioco è una cosa meravigliosa. Cioè, guardate che roba.
Guardate che roba. Siamo al top assoluto. Ah, ma senti, c'è fa anche resistenza. È quello che ha caratterizzato la bellezza di sto gioco. C'è una storia sotto questo gioco, perché subito dopo aver creato questo, l'Atari ha fatto Asteroids. E Asteroids ha iniziato a vendere talmente tanto che cosa hanno fatto? Hanno tolto tutti quanti i Lunar Lander e li hanno messo dentro gli Asteroids. Se voi guardate, il mobile è identico. Se venite dentro vi faccio vedere. Tron. Primo film della Disney ad avere effetti speciali fatti al computer. Non tenuto in considerazione dalla critica allora, ma diventato un must adesso, tanto che hanno fatto il seguito. Allora, per Tron nel film dissero che la computer grafica non serviva a niente e sarebbe decaduta subito. Sapete anche voi come è andata a finire. Robotron. Giù. Altro cliente che ci ha fatto importare questa meraviglia. Sono tutte meraviglie, eh? Giù. Ed ecco Battlezone. Battlezone è il gioco in cui l'esercito americano dei carrettisti si è, dicono, dopo bisogna vedere se è vero, si è allenato con questo gioco per saper comandare in momenti di guerra. Sempre per un cliente. O felice. L'autore, dentro per questa casca, l'autore veniva dalla città di Phoenix e quindi l'ha chiamato Phoenix. In Italia la Sidam, l'azienda che era stata denunciata per copyright da Atari, aveva riprodotto il Phoenix con il nome Condor, perché al suo interno ci sono i nemici che sembrano Condor. Sempre di un cliente, un altro bellissimo Battlezone. E questo è meraviglioso perché ha lo scalino per i più piccini, dove poter salire e mettere giusto il viso nel visore. Perché i più grandi non ne hanno bisogno, ma i più piccoli avevano bisogno dello scalino. E trovarlo con lo scalino è cosa veramente difficile. Attento, perché hai il peso tutto dietro. Infatti. Se glielo rompevo al mio cliente mi toccava dargli un bel po' di soldi. Che bellezza. Questo è sempre di un nostro cliente che si è trovato fuori questa bellezza. Vai indietro. Vai. Giù. Questo è veramente bello, eh. Un Atari anni 70 sicuro. Vediamo se c'è la... Fermati un secondo. Vediamo se c'è la data. 1976. Allora, facciamo una bella panoramica delle novità incredibili che ci sono. Galaxy Ranger Sega Laserdisc, Tempest, vabbè, Super Hang-On, ok, un bellissimo frigo della Coca-Cola a 10 cents, pensate quanto costava all'epoca, un fantastico Tartarughe Ninja, due Burger Time, uno per un cliente e uno personale, un paio di Tron per un cliente, Superman, Kangaroo,
un vecchissimo e abbastanza distrutto Submarine Sea Wolf, un gioco del golf da trasformare in 4 giocatori, 2 Zaxxon, un Girus, un cabinato del basket per Alex dell'Austria, Sky Soldier, stupendo. Qui dentro nascosto vediamo un bellissimo Donkey Kong 3, Vanguard, bellissimo, Asteroids, un Phoenix, 2 Phoenix, scusate, e qui dentro c'è un Nibbler che della Roccola originale, non si è mai visto in Italia Roccola originale. Bellissimo questo Battlezone con gli hanno messo l'adesivo della morte. E poi ragazzi, qua vi sfido sicuramente a trovare chi ha un bellissimo e originale Forgotten Wars CPS1, la prima CPS1. Ghost Goblin, qualcosa che non so perché è stata importata per un nostro cliente, e basta, e abbiamo fatto vedere un po' tutto quello che c'è. Spero vi sia piaciuta questa nostra carrellata, abbiamo lavorato come non so cosa. Quanto ci abbiamo messo? Vediamo. Dalle 2 ore, in velocità in 2, e ci ha aiutato per fortuna l'autista, perché è stata veramente dura adesso. Ragazzi, se volete anche voi importare nelle vostre case uno di questi meravigliosi cabinati anni 80 originali, per avere anche qualcosa di valore e che possa valere nel tempo, investire qualcosa, chiamatemi, contattatemi, che faremo di tutto per trovare il gioco che più vi piace e lo importeremo nelle vostre case. Quindi non esitate, contattatemi e ne parliamo. Ciao, grazie a tutti, grazie per l'attenzione, alla prossima. Ciao ciao.